Buongiorno cari amici, eccoci qui per una nuova ricetta. Mi scuso innanzitutto per un po' di abbassamento di voce, mali di stagione, purtroppo non ho Covid, cioè esiste ancora il raffreddore. Quindi scusatemi. Allora, oggi vi voglio fare il babà. Sono emozionata perché è una ricetta un po' impegnativa naturalmente, e della pasticceria napoletana, fantastica. Ora mi scuserete, non so come verrà, ecco, perché non l'ho mai fatto, non ho mai usato la planetaria che mi ha regalato il mio maritino, il Fellins, come lo chiamo io, il mio regista, e quindi se mi impappino perdonatemi, Ok, allora vi do le dosi. Ci vorranno per l'impasto 265 grammi di farina, 60 grammi di zucchero, 75 grammi di margarina, mi raccomando margarina non burro, 75 ml di acqua tiepida, 30 g di lievito di birra fresco, se volete usare quello secco fate metà dose, 15 g, 2 bustine di vanillina e un pizzico di sale, e questo è per l'impasto. Per la bagna ci vorranno 375 ml di acqua, 225 g di zucchero, e un'arancia, un limone e 200 ml di rum. Poi il rum lo aggiungete a piacimento, se vi piace più alcolico ne mettete di più, se vi piace meno alcolico ne mettete un pochino meno e aggiungete acqua per arrivare a quella somma. E per decorazione io ho scelto panna e ciliegine candite, perché io amo i canditi, però potete decorarli con frutta fresca, con cioccolatini, a vostro piacimento. Iniziamo. Mamma mia, vado a usare la planetaria. Ok, allora mettiamo praticamente tutte le farine in planetaria, farina, zucchero, la lievitina che ho messo, anche il pizzichino di sale, e oddio, sono emozionata, ecco, si è accesa. Oh, vedi che figo! E facciamo andare solo per mescolarle un attimino. Nel frattempo mettiamo nell'acqua tiepida il lievito di birra e lo facciamo sciogliere un attimino, ok? Per bene, ok, tanto dopo comunque, ecco, è bello papposo, come dico io, tanto dopo comunque si mescola, nella planetaria quella mischia tutto. Ecco, adesso praticamente aggiungiamo il lievito, ok, recuperatelo tutto mi raccomando. Poi se non avete la planetaria, questo dolce è un po' più, ci vuole una bella forza, perché dovete impastarlo, menarlo proprio, come si suol dire, cioè gli dovete dare proprio vigorosità, lo dovete sbattere, insomma è un po' complicatuccio. Adesso aggiungiamo la margarina, mi raccomando, margarina non burro, così c'era scritto sulla ricetta, a pezzettini, in modo che l'assorbe piano piano, in questo modo. È un dolce un po' lunghetto, pure la lievitazione ci vuole parecchio tempo, però se riesce bene è una bella soddisfazione, dai. Adesso accelero leggermente, mamma mia come siamo moderni qua, ho sempre impastato tutto con le mani. Adesso vediamo, voglio provare a farci anche il pane adesso, oddio a me piace impastare a mano, va strocchiato, scarica, però... Allora, una volta raggiunta questa consistenza, che è tutto un po' mescolato, sbriciolato, prego Fellins, vedete? Aggiungiamo le uova una alla volta e finché non è incorporato un uovo, non aggiungiamo l'altro. Deve essere bello sciolto nell'impasto. Amore. Così. Ok. Risulterà un impasto appiccicosissimo.
mettere una velocità più consistente finché non risulterà tutta una palla. Eccoci qui, fantastica la planetaria, sono felicissima. Allora, guardate che meraviglia, praticamente l'impasto deve fare il, come si dice, il velo. Adesso vi faccio vedere. Ora la planetaria è andata per 10-12 minuti da una bella potenza energica. Adesso lo lasciamo lievitare. Questa planetaria fa anche il discorso di intiepidire la base, quindi la lascio qui per lievitare. Se non avete visto planetaria, lo mettete in un tipo una ciotola e lo coprite con la pellicola e la mettete con la lucina accesa in forno. Dalle 3 alle 4 ore, deve raddoppiare il volume, dipende dal calore. Allora vi faccio vedere come fa il velo. Prego, si avvicini, signor regista. Praticamente l'impasto deve fare, ecco, questo velo qui. Adesso, un momento picco per staccare sto coso, eh. Oh mamma mia, ecco, guardate, vedete? Questo si chiama velo. Deve essere così, appiccicosa in questo modo. Adesso togliamo questo po' di impasto qui. Ok, così non si sporca tutto. Ecco, avviciniamo così. Così. Adesso lo coperchio e lo metto alla F, qui dice così, per farlo lievitare direttamente. Lo copro con la pellicola. C'è anche il coperchio, però poi non si vede niente. Io preferisco coprirlo con la pellicola che con il coperchio. Ecco qua. Qui, bello coperto. E lo metto alla F. Adesso lo lasciamo 2-3 ore finché non raddoppia il volume. Dipende da il calore di casa. Eccoci qui, sono trascorse circa 4 ore, l'impasto, come potete vedere, è ben lievitato, guardate che bello. Ora spero che sia così, perché ripeto, io non l'ho mai fatto. Adesso però, prima di mettere l'impasto nella teglia, la teglia io ne ho presa una del 28, questa con il buco al centro, potete farlo pure a forma di blu, che però il babà è più carino così, oppure con quello smerlato. Ok, è tutto ben imburrato, infarinato, mi raccomando. Ora devo preparare prima la bagna, perché dobbiamo portare l'acqua a un bel calore, non farla bollire però, mi raccomando. Perché? Perché dobbiamo mettere le bucce dell'arancia e del limone, queste sono del mio albero, non sono tanto maturi, però almeno sono genuini. E se bolle l'acqua, chiaramente tutta l'aroma della buccia, gli oli essenziali evaporano, quindi dobbiamo farla scaldare ma non bollire. Poi aggiungeremo lo zucchero e la faremo freddare. Quando sarà fredda aggiungeremo il rum, perché altrimenti se l'acqua è troppo calda il rum evapora, chiaramente. Ok, quindi questo darà un buon profumo alla bagna. Ok, che meraviglia come profumo. Guardate gli oli essenziali come si fanno sulla mano. Questi oli essenziali fanno anche bene alla pelle, se li spalmiamo sulla mano fanno molto bene. Mia nonna lo faceva sempre quando spremeva il limone, poi la buccia se la strofinava sulle mani, uno disinfettava e due profumava, tra l'altro. Ecco qui, adesso aggiungo l'acqua e le vado a mettere sul fuoco, eccole qui. Ok, e porteremo l'acqua a scaldarsi ben bene e poi aggiungeremo lo zucchero. Torno subito. Eccoci qua. Adesso questo scansiamolo, questo servirà dopo. Vediamo come funziona. Io non so se doveva essere proprio così morbido.
Adesso prendiamo la paletta. Ecco qua. Sta Marisa è una mano santa, pulisce proprio bene. Ok. Vedete com'è elastico, è proprio un impasto molto elastico. Incrociamo le dita. Adesso dobbiamo lasciarlo lievitare ancora un'ora. Cerchiamo di aggiustarlo un pochino, così. Ecco. Ecco qua. Adesso finché raddoppia ancora un pochino e poi lo inforneremo a 180 forno già caldo. Eccolo qua. Allora, la base è ben cotta. 30 minuti esatti a 180 gradi. Forno già caldo, mi raccomando. Ora, io già mi sono anticipata, bisogna fare tanti buchini, ma proprio tanti, 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 con lo stecco. Perché il rum e la bagna devono penetrare piano piano. Ovviamente già è freddo, non lo dovete mettere la bagna a caldo, altrimenti è lo stesso discorso di prima, evapora il rum. Ok? C'è un profumino di sto rum, io non bevo alcolici, ma l'odore del rum mi piace tantissimo. In compenso piace a mio marito. Ok, vedete quanti bei buchini? Così assorbe bene il tutto. Ora qua bisogna armarci un po' di pazienza, perché questa è la bagna. Guardate che bel colore che ha preso. Io ho fatto scaldare l'acqua, ho messo lo zucchero e le bucce, come avete visto. E adesso è completamente fredda. Ora la metto nel rum. Pure questa c'ha un profumo meraviglioso. Ok, ecco qua. Ora, queste bucce, se volete, potete tranquillamente riciclarle, nel senso, le frullate con un frullatore e le mettete in un ciambellone, in una torta all'arancia, e è una meraviglia. Ora, ci dobbiamo armare di pazienza, come io ho già detto, bisogna bagnare dappertutto, piano piano, finché non si assorbe. Allora, ricopriamo tutto di liquido. Come vediamo che si è assorbito, rimettiamo gli altri cucchiai, fino alla fine di tutta la bagna. E vedrete come diventa ciccione. Io ho un gatto che è ciccionissimo, allora lo chiamo Sciccione. E lui corre e viene a mangiare. Il mio micione Romeo. Ok. Eccolo qui. Beh, non ha la forma del babà, perché ho deciso all'ultimo momento di farlo e non mi trovavo lo stampo, però provvederò subito. Allora, io nel frattempo ho montato la panna. Adesso ci facciamo una bella guarnizione. Vediamo come possiamo fare. Ok, facciamo dei ciuffetti con una tasca con la bocca rigata, questa grande. Ecco, che belli. E poi possiamo fare anche un ciuffettino così. Poi vi sbizzarrite come vi pare. Questo non mi piace. Mi è venuto storto. Adesso facciamo anche dei ciuffetti qui, carini. Così. Ecco, adesso vi faccio vedere. Ok. Ora ci divertiamo a mettere le ciliegine. Io
Io direi di metterne alternate rosse e verdi, così facciamo la bandiera italiana. Vabbè, siamo patriottici, no? Ecco, che carino. Così. Buone ciliegine candite, io le adoro. Sinceramente mi piacciono proprio tanto. I candite non piacciono a tutti, devo dire, eh? Però io le amo. Ecco qui. E adesso li mettiamo anche qui. Sto esagerando? Ma no, dai. Mia nonna diceva quello che non strozza ingrassa. Proverbio detto popolare. Noi già in ciccia ci siamo. Perciò incrementiamo la ciccia. Mappa, oh, manco le avessi contate, giuste, giuste. Beh, come primo, no, qui ne manca una. Allora la leviamo da qui. No, 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 no. No, 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 no. Non l'avevo visto. Ecco qua. Vabbè, come il mio primo babà non mi posso lamentare, sono abbastanza soddisfatta. Magari il prossimo sarà più bello. Oh, so sa, babà, abbiamo fatto e mo se l'andiamo pure a mangiare stasera con gli amichetti miei, Bruno e Fabio, Raffaele e Cinzia, che è più di una sorella per me. E così gli faccio trovare babà. Ciao a tutti, amici, alla prossima ricetta.